Notiziate. Notizie da novate, bollate, baranzate, garbagnate, cesate, limbiate, cogliate. No. Ma guarda che ce ne dimentichiamo sempre una come i sette nani. Garbagnate l'abbiamo detto? Non lo so. Vabbè, teniamola così. Dai. Ci sono troppi ate, Vale. Questa infatti, è che si moltiplicano. La gente vuole adesso vuole che il proprio paese finisca in ate per poter entrare nel nostro podcast. Cambiate, fate delle petizioni. Sì, perché si è può. Il momento delle petizioni questo. Sì, esatto. Si può. Sì, adesso per esempio Cervinia, che non vuole più chiamarsi Cervinia. Ah sì? Sì, vuole chiamarsi La Breuil. No, hanno fatto la petizione perché... Veramente? Sì, perché praticamente dopo nessun turista più riesce a riconoscere dove diavolo deve prenotare, perché non sa più che è Cervinia. Per confondere le aree. Hai capito? Le... E quindi siccome si confondono... Vabbè, allora come cominciamo oggi qua la nostra... Ma come sempre, cosa ci si aspetta da noi? Allora, intanto lo diciamo che non siamo al circolo. Sì, purtroppo. Purtroppo siamo in un delirio. Cioè il circolo è più tranquillo. Sì, dici, siamo con la postazione mobile che abbiamo acquistato grazie al progetto corale finanziato da Comune Insieme, questo lo possiamo dire. Sì, diciamo. Lo dobbiamo dire questo. Sì. Che ormai ci porta ovunque. Per esempio a casa tua, mentre si stanno facendo i compiti alla domenica. Potremmo farlo, se volete veniamo a casa vostra a registrare notiziate, ci ospitate. Dai, bellissimo. Ospitate le notiziate. E potete anche partecipare, cioè potete quindi poi... Candidatevi. Dai. A novatepodcastlove@gmail.com. È come praticamente come lo chef, quello... che viene a farti da mangiare. Noi invece no, mangiamo e veniamo e ce ne andiamo. Vabbè, un po' di notizie le diamo, dai. Bene, allora iniziamo con Giungla Metropolitana? Sì, sì, perché questa settimana torna in auge questa... Pensavamo di no, la settimana scorsa hanno detto ma Giungla Metropolitana invece, ormai invece anche con delle belle notizie. Una bellissima. Sì, sì. Una bellissima. Bellissima, perché avevamo detto l'altra volta, no? Cosa è successo a a Castellazzo di Bollate. Sì, a Castellazzo sai che è la patria del cavallo, praticamente. Sì? Però allora, cosa è successo? È nato un puledro nei prati di Castellazzo. Ma scusa, ma nascono in qualsiasi stagione? Evidentemente sì. Anche quest'anno un lieto evento per i pastori che pascono nel lotto greggio. Anche quest'anno vuol dire che... Per i pastori? Ma dove pensano di essere? Siamo in campagna, cosa credi? Il loro greggio probabilmente ci sono operai, c'è gente che lavora in fabbrica. E invece no, ci sono i pastori, no, pastori. Che pascolano il loro gregge. Sì, gregge, quello che avevamo segnalato la settimana scorsa. Sì. E quindi è nato infatti un giovane puledro 15 giorni fa, quindi un paio di settimane fa, ma la notizia è arrivata solo adesso. Come mai? È perché viaggia in carrozza, non lo so, perché siamo in campagna alla fine, no? Bellissimo, bellissimo. È bello, guarda come è bello. C'è anche la foto, se volete, sul notiziario. Ma non sarà vera. Non è vera, dici? No, sarà foto di archivio. Foto di archivio. Sì. Non c'è scritto. Però, insomma, diciamo che è un lieto evento. Sì, non come quello che è successo invece a una povera gallinella. Povera. A Limbiate. Cosa è successo a Limbiate invece? Sempre per Giungla Metropolitana, a Limbiate la gallinella d'acqua rischia di annegare nel Villoresi. Sì, allora, intanto, cos'è una gallinella d'acqua? Perché non si sa se è un pesce o un uccello. Allora, se è come da foto, sì. Cioè è un uccello... È la gallinella d'acqua, anche Gallinula chloropus, questo è un nome scientifico, è un uccello della famiglia delle rallidi. Si riconosce per il piumaggio nero, eccetera, ma soprattutto è un'abile nuotatrice. Allora come ha fatto a negare? Non lo so, come ha fatto? Rischia di negare, però guarda che il titolo è fuorviante. Infatti, diciamolo così. Fuorviante perché dice, durante la mattinata di lunedì è stata trovata una gallinella d'acqua Limbiate in mezzo alla strada, nei pressi del canale Villorese a Limbiate. E quindi uno dice, ma se era in mezzo alla strada come ha fatto a rischiare di annegare? Soccorsa da un passante la gallinella, io già me lo vedo sto passante che cerca di rincorrere una gallinella, vabbè, comunque la gallinella era in evidente difficoltà ed è stata subito portata presso la sede dell'ENPA di Milano per accertarne lo stato di salute. Bravo questo qui, sì, infatti, bravo. Hanno poi deciso di trasferirla nel centro di recupero di Vanzago, dove verrà monitorata. Non appena pronta,
e starà meglio, verrà rimessa in libertà, ma non c'è dato sapere. Ma c'è anche scritto: sono animali molto abili e veloci in acqua, ma più goffe quando si muovono sulla terraferma. Quindi è proprio il titolo, non lo so, forse era un primo titolo e è rimasto lì. No, non lo so. Strano. Comunque queste gallinelle frequentano le zone umide e nidificano nella vegetazione alta nei pressi dei corsi d'acqua, quindi... Voglio dire, da un punto di vista anche evolutivo non è possibile che non sappia nuotare. No, ma assolutamente. Poi si chiama Cloropus, avrà fatto io piscina da piccola. E niente, quindi però vabbè, saranno salvate. Probabilmente lei sta facendosi un giro per cercare un sito di nidificazione. Sarei persone un po' troppo ansiose, capito? Che dicono, oddio, in difficoltà. Magari perché no. La vede goffa. Vabbè. Che invece lei cammina goffa solo perché è da terra. Vabbè, però come, almeno la prata di neanche, come l'Albatros, come la poesia... di Baudelaire. Sì, vero. Mamma, come sei colta. Lo so, ragazzi. Sei troppo, troppo colta. Bene. Allora andiamo avanti. Basta. Finito. È finito. La metropolitana è finita. Sappiatelo. Però almeno diciamo che l'inverno ci sono notizie un po' più. Altro che scarafaggi e topi. Peccato. Cioè, l'inverno, gallinelle e puledri. Sì. E poi di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Allora, intanto dobbiamo dare. Come è andata a finire? Come è andata a finire? Hanno aperto finalmente lei. Non ci crediamo. Invece sì. Non ci crediamo. Ci sono delle foto. Ci sono delle foto che lo provano. Che lo provano. Tu l'hai fatta? Non l'ho fatta. No. Non l'hai ancora fatta. Non l'ho ancora fatta. Hanno aperto la Complanare. Vabbè, ma allora ricordiamo al popolo, cioè la Complanare, ma quale Complanare? Perché parla di troppe Complanari qua. La Complanare che va da Paderno a Bollate, che... costeggia la Rho Monza. Ovviamente qui il notiziario fa un titolo un po' polemico: finita dopo 13 anni. In effetti, beh, c'ha ragione. Ci hanno messo un pochino. Erano 13 anni? 13 sono anni tanti, ci hanno messo. Sì, sono tanti. Mio figlio è da meno. Comunque si conclude il 2 dicembre ufficialmente la riqualificazione della vecchia SP46, inaugurata la presenza del vice sindaco di Bollate insieme al presidente Serravalle. La cerimonia si è tenuta sabato 2 dicembre alle 10. Il taglio del nastro è avvenuto alla rotatoria di via Bollate, confini tra Novate e Bollate. Però insomma, cioè adesso possiamo sarà dire utile almeno. Sarà utile almeno. Sì, ma possiamo dire che manca un pezzo. Manca un pezzo. Infatti mi chiedevano ieri, ma e quindi quella per Novate? Cioè, quella che manca, no? Quella che manca, niente, altri 13 anni per lui. Altri 13 anni, mi spiace. Sì. Allora, se volete capire tutta la storia della Complanare, dovete riascoltare la nostra puntata di qualche settimana fa, in cui Vale ci spiegava per filo e per segno tutti i pezzi di Complanare. Sì, era chiamata le strade che non vanno da nessuna parte? Sì, le strade che non vanno da nessuna parte, brava, sì, quella puntata lì. E infatti è una di quelle strade lì. Questo pezzo è lì, ma mancano gli altri. Ma va bene, non va bene, ma no, non va bene. Quindi, allora, quindi ci vuole un po' più di urbanistica. Però, c'è una rubrica mistero, Sì, no, rubrica mistero. In realtà la rubrica mistero è trasversale a più comuni, però uno non è in Ate. Allora, uno è Bollate, svaligiano la macchinetta delle bibite in municipio, è un giallo. Un mistero qua. Ma perché un giallo? Non lo so. Però comunque, allora, intanto, chi è che si mette a svaligiare le macchinette delle bibite in municipio? Non lo so. Vediamo. Ma non ho capito, leggiamo. Ma hanno rubato le bibite o... o la macchinetta? Allora, nella serata di mercoledì o nella notte seguente, cioè come se mercoledì non c'è nessuno in comune giovedì mattina, non si sa. Qualcuno rimasto ignoto è riuscito a introdursi in comune nella sala d'attesa dell'ufficio polifunzionale. Dopo aver forzato e danneggiato la macchina distributrice di caffè e altre bevande, si è impossessato della gettoniera dove vengono inserite le monete, asportando l'incasso. Nessuno in comune si capacita dell'accaduto, né il responsabile della reperibilità, né tantomeno la polizia locale e gli agenti reperibili hanno sentito squillare il telefono in dotazione che avvertisse del tentativo di intrusione negli uffici comunali e che non è scattato nemmeno l'antifurto che avrebbe consentito di cogliere i malfattori in flagranza di reato. E quindi cosa sarà successo? Non lo so, sembra tra l'altro che nessuna porta presenti segni di scasso. Sai quei film dove c'è, esatto, dove c'è l'omicidio con la porta chiusa dall'interno. Ci vuole Jessica Fletcher qua. No, allora secondo me è uno del comune, dai. Particolare curioso, un furto del tutto simile è avvenuto 7 notti dopo 7 notti.
numero 7, ossia la notte tra mercoledì e ieri, al comune, e appunto di questo comune Inate. Non Inate. E quindi? È un giallo. È un giallo. Simile, del tutto simile, vuol dire che comunque non scasso, niente. C'è qualcuno che ha le chiavi di tutto. Erano giorni che l'incasso non veniva prelevato, per cui il bottino può essere stato significativo. Immaginati quanta moneta ci poteva essere dentro. Insomma, pure misteri questa settimana. Allora, poi cosa abbiamo? Abbiamo la rubrica modernità, nuove tecnologie. No. Nuove tecnologie non va bene. No, modernità. Modernità, perché dopo l'apertura del supermercato a Cesate. Cesate, dopo l'apertura del supermercato tutti pazzi per il volantino di offerte. È incredibile, un progetto architettonico di nuova concezione curato dallo studio Park Associati, che riduce al minimo le dispersioni di calore. E grazie all'intelligenza artificiale, qui siamo proprio... ottimizza la gestione degli impianti e il consumo di energia con emissioni di anidride carbonica prossima allo zero. Il punto vendita è caratterizzato da luce naturale, pannelli fotovoltaici di ultima generazione e materiali riciclati. E questo, ok, tutti pazzi per il volantino. Da qualche ora sono schizzate le ricerche del volantino delle offerte della nuova Coop. Schizzate, Vale. È incredibile. Sì, infatti fino al 10 dicembre per festeggiare la nuova apertura ci sono sconti e occasioni imperdibili. E niente, quindi è un momento importante per la nostra comunità. Perché è per il supermercato. Quindi niente, il sindaco di Cesate ha fatto tutto un po' il taglio del nastro. Bello. E bollate? Bollate rosica. Bollate rosica. Rosica perché dice Coop Lombardia risponde a Legambiente sul nuovo supermercato. Allora, sempre nell'area ex Ceruti di Bollate, dovrebbe nascere la nuova Coop. Un'altra. Perché c'è quella vecchia che... È presente quella vecchia di Bollate? No. Quella infilata dentro nella viettina piccolina di fronte alla piazza del mercato. Piccolissima. Ok. Allora, nascerà un supermercato, dice, di grande pregio e di impatto gradevole. Sono queste due delle precisazioni che ha inviato la segreteria comunicazione di Coop Lombardia in risposta alla lettera di Legambiente che abbiamo pubblicato la settimana scorsa. Quindi il nuovo intervento previsto da Coop a Bollate intende mantenere e rafforzare la cooperativa in un comune in cui è presente da oltre 60 anni. Niente, dice, l'attuale negozio ormai commercialmente superato sia come dimensioni che come per la quasi totalità di mancanza di parcheggi pertinenziali, e quindi il nuovo supermercato avrà una struttura un po' più adatta architettonicamente, di pregio e di impatto ambientale gradevole. Infatti dice gradevole, non bella, gradevole. Cioè, la tolleriamo. Dice supermercato Coop che sta per aprire nella vicina città di Cesate, quindi tutti possono vedere questa tipologia di questo supermercato. Quindi rosica, Bollate vuole la sua Coop super mega con l'intelligenza artificiale. Anche Bollate vuole è la Coop di Cesate. Impazzano quelli comuni degli Ate per le Coop di nuova generazione. Poi abbiamo, allora, cosa sempre per la rubrica modernità, che non abbiamo la sigletta, ma troviamo la rubrica modernità, mi piace. Ti piace? E poi dopo diciamolo che anche noi siamo moderni. Non usi l'intelligenza artificiale tu? Ah sì, per fare le copertine. Le copertine. Cosa credevate? Cosa credevate? Che esistessero gli zombie? E invece usiamo, la Vale usa l'intelligenza artificiale per le copertine di notiziate. Esatto, allora per la rubrica modernità abbiamo un giovane imprenditore di Garbagnate che insomma non è veramente entrato nell'era moderna, perché vende le rose, il venditore di rose puntini puntini con il POS, e il titolo del notiziario è personaggio. O perché vende le rose? Perché vende le rose col POS. Rosario gira in bici a vendere i fiori. Rosario si chiama. Sì, no, tutti lo conoscono, fantastico. Ma pochi sanno che possono pagare col POS. Allora, intanto tutti lo chiamano Rosario, ma lui si chiama Mohamed Hanif. Rosario perché vende le rose. Può essere. Sì, scusa, infatti dicevo, Rosario, cavolo, che bel nome, perfetto. È originario del Pakistan. Quello che non tutti sanno è che Rosario non è un venditore abusivo, no, cari miei, ma è un libero professionista in regola sotto tutti gli aspetti. Ha la partita IVA, paga tasse e contributi, ha una regolare licenza comunale che gli permette di vendere fino a 36 diversi tipi di fiori. E dice,
al contrario di tanti ambulanti italiani, gira persino con il lettore POS portatile. Sappiatelo. Se volete acquistare qualche rosa in piazza o per strada, potete pagare anche con la carta di credito, perché Rosario gira attrezzato anche per quel tipo di pagamenti. È lui stesso a raccontarcelo, mostrandoci con orgoglio il piccolo lettore di carte di credito. Ci spiega che sempre più spesso gli capitano dei clienti che pagano con le carte o con altri mezzi elettronici. Io non ci credo che tu, capito, cliente... Per una rosa. Per una rosa vuoi pagare con la carta di credito. Va bene, magari ne compri più di una. Però lui ha intercettato un bisogno, certo, e subito si è messo in moto per poterlo soddisfare. Fantastico. Quindi veramente uno spirito imprenditoriale, Rosario... incredibile. Che bella notizia anche. Queste sì, anche belle notizie. Quindi lui ormai da 14 anni si è attrezzato per poter lavorare in regola. Prima della complanare, volevo dire questa cosa. Cioè, capito che è tutto il tempo in cui Rosario messo in regola, allora hanno fatto la complanare. Beh, bravo. Capito, bravo Rosario. Bravo Rosario, bravo. E che facciamo quindi? Bravo Rosario, bravo, complimenti. Adesso andiamo già sul meteo. O ci sì, sono perché altri sono 24 aperti? Minuti giusto che troppo, parliamo. Troppi minuti. Allora, ma sai che mi hanno detto, volevo dirlo, che il Brambilla, cioè azzecca, come fa il Brambilla a azzeccarci sempre? Mi ha detto un ascoltatore. Ma il Brambilla è preparatissimo. Infatti. Questa non è magia, questa non è divinazione, no. Questa è preparazione, è scienza. Ah, sì. Capito, non è mica l'oroscopo, ragazzi. No, la meteorologia è una scienza. Una scienza è anche molto affascinante. E quindi dobbiamo sentire il nostro bambino per capire un po' se continua questo freddo artico. Che è la sciabolata è arrivata. È arrivata. Con tutto il vento di questi giorni. E quindi dobbiamo insomma capire quanto va avanti sta roba qua. Uè. Dai, sentiamo il meteo. Un saluto a tutti agli ascoltatori di Notiziate. Ecco a voi le previsioni per la settimana. Lunedì avremo cieli nuvolosi con qualche precipitazione dal pomeriggio sulle zone pianeggianti e anche pedemontane. Le precipitazioni saranno a forma di piovigine e interesseranno soprattutto la pianura centro-bassa, con fenomeni nevosi solo nella parte più vicino all'Emilia Romagna, quindi il Pavese e le zone del Lodigiano. Per il resto della regione si prevedono invece piovigini o al più qualche fiocco di neve tra la pioggia, visto che le piogge saranno molto deboli. Per martedì invece avremo un miglioramento del tempo, infatti da cieli nuvolosi poi durante la giornata ci sarà più spazio per cieli soleggiati, soprattutto sulle zone centro-occidentali, con mercoledì e giovedì con due giornate soleggiate. Le temperature inizialmente intorno agli 0 gradi si assesteranno poi nei valori massimi tra i 10 e gli 11 e 12 gradi. Nella giornata invece di venerdì, dell'Immacolata, ritornerà una perturbazione atlantica che porterà abbondanti piogge in tutta la regione, ed eccezione ovviamente delle montagne, dove sopra intorno ai 1000 metri avremo delle discrete nevicate. Sabato una giornata di passaggio con le ultime precipitazioni e poi via via qualche schiarita. Domenica invece ci attende una giornata più stabile e probabilmente soleggiata. Un saluto a tutti e ci sentiamo settimana prossima. Giorni freddi! Nevica? Cioè nevica? No, non ci credo. Veramente. Ti piace il karaoke te? Bello, è proprio Natale. No, non è ancora Natale. No, quest'anno è arrivato presto il freddo. Pensa che io non riesco ad andare in bici. Vedi? Ma per il vento non è il freddo. No, per il freddo. Dici? Si congelano le ma infatti adesso arriva quasi Natale, anche se manca un po' ancora, ma ci siamo quasi. E ci sono un sacco di iniziative. Tutte le iniziative per Natale. Ne dobbiamo fare una cernita, perché non è che postiamo qua o no. Eventi, rubrica eventi. Iniziamo con gli eventi della settimana. Allora, iniziamo subito con un evento di questo lunedì, perché lunedì 4 dicembre alle ore 20:45 per i lunedì dell'altra novate a spazio DV22, lo sai che hanno aperto? Di Vittorio? Di Vittorio, sì, hanno riaperto lo spazio di Vittorio 22, che è in via di Vittorio 22. Strano, non l'avrei mai detto. Non l'avresti mai detto, eh?
E il lunedì dell'altra novate, perché il comitato dell'altra novate di, sai che novate di qua, di là, no? Sì, C'è e il questo è comitato. dell'altra, E perché è questa è di l'altra. Vittorio di là. Sì, è di là. E quindi l'altra novate ha il lunedì, e questo lunedì 4 organizza una serata in cui si parlerà di Giuseppe Di Vittorio, una vita di lotte a fianco dei lavoratori. Relatore Sergio Giuntini. E inoltre, ogni lunedì dalle 16 alle 18:15 in via di Vittorio 22 è attivo lo sportello gratuito aperto a tutti i giovani e lavoro. Ecco, vedi? Con Interessante. l'opportunità di avere chiarimenti sulla busta paga, comprensione del contratto, doveri e diritti del mondo del lavoro. Bravi, complimenti, è una bellissima iniziativa. Quindi tutti i lunedì abbiamo detto dalle 16 alle 18:15. Ok, poi se martedì volete andare al cinema, c'è sempre A il... bollate. Sì, esatto. C'è sempre a Bollate il Cineforum, Amici del Cinema. E questa settimana c'è Animali Selvatici. Alle ore 21:15 inizia la proiezione, 4 euro per i possessori tessera, 5 euro per chi non ce l'ha. Accessibile, Sì, accessibile. e un piccolo dibattito finale. Bene, allora intanto al Circolo Sempravanti di Novate potete portare dall'1 al 16 di dicembre dei doni per bambini o bambine e impacchettandoli e mettendo un biglietto con un post-it indicando l'età eventualmente che verranno distribuiti a bambine e bambine di famiglie vulnerabili da Babbo Natale in persona. No, non Sì, ci credo. giuro, nel weekend Come del avete 16 al fatto a 17 trovarlo? abbiamo trovato un emissario in realtà. Sì, però verranno. E nel frattempo potete anche far spedire la letterina perché abbiamo al circolo abbiamo hanno la casella postale. C'è la slitta con i doni, li mettete già sulla slitta per favore, così Babbo Natale è pronto per portarli, per distribuirli. E comunque dall'1 al 16 di dicembre in orario d'apertura, quindi potete passare quando volete. Quando il circolo è aperto. Benissimo, poi cosa Belle, eh? abbiamo? Belle notizie. Allora, poi abbiamo. Ah, allora, vi ricordiamo inoltre il Labo Relax, il 5 dicembre alle ore 17:30, rilassamento guidato, portare cuscina e coperta a Cascina del Sole di Bollate, Labo Relax dedicato agli adulti. Vi Bene. ricordiamo, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, per il 29, c'era stato il 28 novembre, adesso c'è anche il 5 dicembre. Bene. Il 10 di dicembre ci sarà il mercato, che è domenica prossima, ci sarà il mercatino il mercato contadino di Novate, Sì. come tutte le seconde domeniche del mese, ma questa domenica sarà il mercatino dedicato a Natale, quindi troverete anche tante idee regalo ed è in via Madonnina dalle 9 alle 12:30. E inoltre, sempre il 10 dicembre a Novate Milanese è una delle 3 domeniche di dicembre in cui ci sono lungo la via Repubblica pedonale in Piazza Pertini esposizioni di prodotti in negozi aperti, varie esposizioni di quadri, colazioni, aperitivi, cibi di strada, visite guidate, insomma un sacco di iniziative che sono organizzate con anche filo diffusione dai negozianti e dai commercianti di Novate, A quindi a partire dal... partire dalle 10 fino alle 19, Ah, tutta domenica, ok. quindi passate dal mercatino, mercato contadino, il 10 per esempio, e poi vi fate tutta via Repubblica, Piazza Pertini, insomma trovate un sacco di cose dalla mattina alla sera. Bene. Ah, poi c'è un regalo speciale per un Natale solidale, le proposte 2023 dell'associazione La Tenda, che è un'associazione di Novate che dà la possibilità di, diciamo, di alcuni doni solidali per l'associazione. Potete andare a prendere entro il 16, prima del 16 di dicembre. Basta, non ci sono altre cose per ora, ma mi sembra di averne già date abbastanza comunque, Sì, non è che è infatti possiamo anche poco. chiudere, Vale. Sì, dai, Che dici? chiudiamo. Sì, Dai. anche perché il prossimo weekend è lungo. Sì, poi bisogna fare i compiti oggi, eh. Sì. Va bene, ciao Ciao Vale. Ale, ciao ciao.